un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Oggi ci troviamo qui nel lungo corridoio che ci porta verso la cella numero 5 e poi subito accanto il sacellum, la cappellina interna del convento, con questo testo. Ed è il testo di Padre Alessandro di Pabottoni, Padre Pio ci ruba i figli, che racconta un po' tutte le storie, gli aneddoti, i fatti legati a questi ragazzi che hanno vissuto con Padre Pio in questo convento agli inizi del suo arrivo. Qui c'era un seminario serafico, pensate un po', c'erano tanti piccoli studenti che si sono alternati, perché diversi poi chi abbandonava, chi proseguiva per il noviziato, tante storie, tanti racconti. Nel 1931, 23 maggio 1931, arrivò l'ordine di trasferire da questo convento i fratini. Trasferimento però che non venne effettuato immediatamente, si scrive nella lettera, per non dare nell'occhio. Nel mese di settembre del 32 il seminario serafico rimase sgombro e Padre Pio soffrì molto per la soppressione di questo seminario serafico, di cui era direttore spirituale fin dal primo giorno della sua venuta qui a San Giovanni Rotondo del 1916. Ecco, che cosa racconta uno di questi fratini? Racconta proprio anche il momento del distacco, anche il momento di quando andarono via. C'è proprio un frate in modo particolare, Fra Fortunato De Marzio, che, descrivendo il distacco da Padre Pio nel mese di settembre del 1932, quando veniva sgomberato il seminario serafico, conclude i suoi ricordi con una scena bagnata di lacrime. Non posso mai dimenticare il nostro distacco. Andammo nella cella numero 5. Cominciò a raccontarci tante piccole storielle simpatiche, ci distribuì i doni, ci fece delle raccomandazioni: siate bravi ragazzi, perseveranti, amate sempre la Madonna, pregate. C'era nella sua voce però tanta commozione, questo distacco. Cercava però di nascondere questa amarezza che lo affliggeva, ecco, quasi avendone una colpa, ecco, per colpa sua questi piccoli seminaristi andavano via. Ci benedisse, ci baciò in fronte ad uno e proruppe in uno scoppio di pianto. Piangevamo anche noi, ragazzi di 13 anni, come dei bambini che perdono il padre. Poi ci siamo ritirati in camerata, osservando con delicatezza, silenzio, nella speranza che Padre Pio riuscisse a dormire. Ma quando alle 2 del mattino ci siamo risvegliati perché dovevamo partire, ci siamo accorti che Padre Pio era sveglio, la luce accesa, pregava e ci benediceva ancora. Quanto dolore ancora per Padre Pio quel giorno. Forse avrà detto: Padre mio, perché mi hai abbandonato? Ora, oltre alla solitudine del mondo, perché non posso incontrare nessuno, sono qui solo in clausura, anche la solitudine del convento, dei fratini e di tante altre persone, che così la comunità veniva ridotta a pochi elementi. Quelli di quarto ginnasio partono subito, mentre noi del terzo partiamo in due scaglioni. I più grandi partiranno il 27 settembre per andare a preparare le stanze nel convento di Tora, dato che da più di un anno era stato tolto il collegio. La sera del 26 andiamo nella stanza di Padre Pio. Ricordo che ci consolò, assicurandoci la sua preghiera per la perseveranza nella vocazione. Aveva gli occhi pieni di lacrime, era molto commosso e disse questo: voi andate via per causa mia. L'importanza di questa frase, scrive Padre Fortunato, non la comprendemmo allora, ma col passare del tempo a che cosa Padre Pio volesse alludere. Era ancora un'altra spina nel cuore di Padre Pio che si conficcava e che la cattiveria umana aveva con tanta malizia preparata. Partimmo la mattina del 27 settembre.